Non hanno aggiunto punti salute, anche perché credo che sia al massimo questa. Ma noi ce ne andremo adesso per l'ultimo assassino, appunto, prima di Roberto. E soprattutto sarà l'ultima volta che faremo salvataggi, punti di osservazione. E spero sarà veramente l'ultima volta dove mi tocca sbroccare. Perché, ragazzi, sta diventando veramente una giungla sta cosa. Comunque, Acri, via. La preparazione è decisiva per il successo. Libera la zona da... Sarà scappato da qualcosa. Che gli ha preso? Potevo mettere dimora, però vabbè. È vero, qua c'è da entrare in maniera molto clandestina, quindi dimora, no. Punto di osservazione del distretto medio. Ok, quindi praticamente la storia finirà a Gerusalemme. Buono. Da che cosa starà scappando? Dalla polizia, sì. Vabbè, se è nato storto un po' e morì dritto. È una nuova versione di se nasci tondo un po' e morì quadrato. Ce la fai a camminare sulla trave? Non ce la fa, ragazzi. Bravo, bimbo, bravo. Madonna, che violenza. Comunque, se non partiamo dal primo punto di osservazione e non possiamo veramente fare niente qui. Bisogna fermarlo prima che faccia del male. 200 metri alla faccia. Che poi tipo sono state tarate male le distanze, perché 200 metri in Assassin's Creed 2 è tipo 4 km di corsa. Per fortuna in Assassin's Creed 1 era abbastanza ancora omogenea questa taratura delle cose. Se poi magari in realtà siano metri o qualcos'altro, non ci è dato saperlo, però nel caso fossero metri sarebbe un po' popi popi. Guardate, che cosa fa? Che questa non è sicuro, direte. Di torre. Non è sicuramente questa torre. Potrebbe essere la torre del castello laggiù. O forse no. Mo parlano tedesco? Invece sì, mi sa che è proprio la torre qua del castello. Vabbè, non c'è problema. Sì, palese che sia quella. Parkour molto lento, e per fortuna dal 2 è stato molto, molto migliorato. Tu fai una brutta fine prima che si peggiori la situazione. E sincronizziamo. Beh, girati, sì, girati, ok. Va bene. Quanti punti di osservazione e quante merde sono? Sono 1, 2, che abbiamo già fatti. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, è 8 punti, 9. Boh, dai, ci sta, ci sta. Intanto andiamo al soccorso qua e ci aggiustiamo tranquillamente. 9 punti. Salvataggi, poi tra poco lo vedremo. Maudit voleur, je te ferai trancher la main. Vi prego! Liebe Gehörengehecht! Lasciatemi andare, vi prego!
Tu as un problema? Ok. Meno non scappa. Minchia che schiaffo. Manco mi madre da piccolo. Sì, però sì, ne devi anche ammazzare uno, almeno provaci. Ho tutti schiaffi o pugni, tira. Oh, così, dritto al punto. Ci ha pensato là. La bancarella lì, che cos'è, la costruzione, il ponteggio. A uccidere quello, che fenomeno. Tu ci hai provato, il tuo amico ci è riuscito, ma tu no. Ok. Buono. Forza. Grazie. Troverò il modo di ricambiare questa cortesia, lo giuro. Sì, non in natura, per favore, perché mi spaventeresti. Comunque, 7 soccorsi. Sono buoni, buoni, buoni. Finalmente ci conosciamo. Prova informatore. Ho parecchia paura. Ma parecchia, eh. Moltissima. È lui o è in alto? È in alto. Ok. Sapevo. Che cosa fa quello? Quello lì deve essere fuori di senno. So che cerchi informazioni su Sibrando. Karam ha trovato qualcosa che potrebbe tornarti utile. Ti conviene cercarlo se sei interessato. Aiuto, aiuto. Alt! Non puoi procedere oltre. E chi lo dice che non posso? Tua madre? Chi cazzo è tua madre? Preparati a morire! Non mi preparo a morire, non morirò mai, a differenza tua. Allora. È in un'area inesplorata, fantastico. Dai, si ci si dovrebbe fare, raga. Perché non sale? Perché non... Fate sbroccamme, fate. Devo diventare anonimo, ma... Aspetta, è qui. Lo sapevo, vai. E questa la rifacciamo. Mi potevo nascondere lì, mi potevo nascondere lì. E vabbè ragazzi, la rifaremo. Che vi devo dire. Tanto ormai bisogna accettare il fatto che questo gioco, finché non si arriva all'assassinio, dovunque tu ti muovi, l'avrai in quel posto, palesemente lì. Purtroppo è una cosa che va accettata e niente, non se ne può fare di meno. E quindi ci toccherà tornare laggiù di nuovo. Adesso. Perché adesso, mo, quando mi fisso su una cosa, ragazzi. Pagherai con la vita. Madonna, io ti uccido. Ti uccido la vita. Ciao. Che poi mi dà fastidio questa cosa, che tu, per scappare dalle guardie, tu debba per forza, ma quando dico per forza vuol dire proprio per forza, nasconderti da qualche parte, una panchina, qualcosa che sia. Mi dà un fastidio unico. Perché non posso scappare correndo? Perché? Comunque bello, adesso ho raccolto la prima bandierina di Acri. Sono un fenomeno. E ora ho raccolto anche la seconda, state a vedere. Va bene, non si fa così allora.
Je vais libérer ton âme. Godo malissimo. Adesso ovviamente ci riproviamo, no? Perché giustamente. E le prendiamo dal dietro. Che poi in realtà rosico, perché mi era avanzato anche parecchio tempo per poter sfuggire, ma poi quando ho visto che non mi potevo più nascondere, non aveva neanche senso continuare a provarci. Però per favore poi non vi rigenerate, che sennò poi diventa ancora più odiosa la cosa. Comunque andando sui tetti è perfetto. Riuscissi a arrivare laggiù camminando sui tetti sarebbe una cosa tipo sgrodolosissima. Venite, venite a vedere cosa do. Poi, oddio, ci si potrebbe anche fare, Se mi faccio beccare 20 metri veramente sono un nabbo di merda. Ok, dai, stavolta va bene. Salute e pace, fratello. Ti ho cercato dappertutto. Stamane mi sono impossessato di questa... Ti ho dovuto cercare io, giustamente, no? Comunque, ok. Si Brando si trasferirà presto sulla nuova nave. Aia, ho capito. L'ho vista su YouTube questa. E l'uccisione di Si Brando è stata nominata la missione più difficile di Assassin's Creed 1. Fantastico, proprio. Gli hanno dato l'etichetta di missione più difficile. Vabbè, e prima o poi andava affrontata, quindi mi pare anche giusto così. Sincronizziamo il secondo punto d'osservazione comunque. Soccorso, interrogatorio, prova informatore. Quando c'è la lama vuol dire che c'è da uccidere qualcuno. Fantastico! Dov'è sto soccorso? Aspettate un po'. Proverai di tutto. Non c'è niente che io non abbia. Sapete che sono un po' nella merda adesso? Perché non so dove scavalcare. Ho deciso di abbassare tutti i prezzi. Venite, venite! E anche quello di tua madre è abbassato come prezzo. Ops, mi dissocio pienamente. Avanti, il porto di Acri è sotto la giurisdizione di Maestro Si Brando. Ok, forse qui funziona. Tutti gli equipaggi devono... Yes, se funziona. Bastava scavalcare. Sono un nabbo io. Sono sempre un fottuto nabbo. Tutte le navi devono essere consegnate all'ordine teutonico. Rimostranze e riserve vanno inoltrate al rappresentante della Gilda al Tribunale della Catena. Le violazioni verranno punite con la prigionia. Vabbè. Tutte le navi attraccate devono sbarcare. Se c'è l'interrogatorio qua, famo prima quello, no? Devono presentarsi a un rappresentante dell'ordine teutonico per il nuovo incarico. Qualunque tentativo di mantenere il possesso di un'imbarcazione verrà punito severamente. Ti volete forse parlare? Siete morti! Che si battono, sta volta?
Ormai ho imparato con voi. Ops. Vai, a posto. Liscissima è andata. Se vuoi indietro la tua nave, rivolgiti al tribunale. Uno lo schivi e uno lo dai. Non è quel che cerco. A volte lo cogli, a volte no. Sì, Brando ha sequestrato quasi 100 navi. A quale scopo? Un embargo. Devono fare vela per il mare aperto e stabilire un perimetro. Perché? Salah al-Din intende colpire dal mare. No, non è da lui che ci difendiamo, ma dalle navi in arrivo da oltremare, per negare a Riccardo altre truppe. Perché mai un uomo di Riccardo vorrebbe indebolirlo in questo modo? Non lo so, chiedi a Sebrando. Sono ordini suoi, io devo solo eseguirli. Ora ti prego, lasciami andare. Ti ho detto tutto quel che so. Mi spiace, non posso rischiare che gli diciate che sono qui. Ah, peso così. Comunque andiamocene al porto. È sicuro buttarsi di qui? Speriamo. Vabbè, sì, dai. Oh, uno solo di vita, fantastico. Je te ferai trancher la main. Maudit voleur. Je te ferai trancher la main. Che cosa ho fatto? Che cosa ho fatto? Aiuto! Aiutatemi! Maudit voleur. Buono. Se fai così però te le cerchi proprio. Boom. Beh, il salvataggio più semplice di sempre questo. Bellissimo. Un soccorso proprio coi fiocchi. Minchia. Ok, non caschiamo per favore. Qua c'è un vigilante, ma qua c'è un punto panoramico. E ovviamente è in mezzo al mare. Ma ho ammazzato. Ops. È vero, non nuotano, neanche in Assassin's Creed 2 nuotano. Nuotano forse da Black Flag in poi, credo. Ma che cosa vuoi tu? Però è vero che se li butto in acqua non perdo vita, quindi potrei anche volendo prendere uno di loro. Non fare esattamente così, però fare così. Perdo vita. Ok. Però comunque lo sapete, vero, che... non so se l'avete letto. Bravo! Bravo! Bravissimo! Premio Nobel proprio Altair. Usa i pugnali da lancio per colpire i nemici. Se... non so se avete letto, insomma, che il fatto che Altair non nuoti è un bug. Perché dovevano farlo nuotare. Cioè, insomma, uno che è così cazzuto ti pare che non nuoti. È stato un bug quando la Ubisoft ha fatto il gioco, che non sono riusciti a fissare. Allora che hanno fatto? Hanno messo la morte quando Altair cade in acqua. Però per fortuna è una cosa che succede solo in Assassin's Creed 1. Dal 2 poi questa cosa, bene o male, non esiste più. Madonna, che sbocco. E ho capito, e si mette mezzo a oglioni. E che devo fare? Cosa ci fai qui? Sparisci. Non mi lanciare niente, ti prego. Sono qua per non farti del male. Ti prego. Vattene di folgo. È vero, sono qua per farti molto male. Vieni. Che sai che mi ha tolto 4 di vita con una freccia di merda? Sto per cascare in acqua. Mamma mia, sto per cascare in acqua. Per la seconda volta di fila. Tosto. Ok, forse di qui. Comunque, io penso che tra tutte quante Acri dopo Masyaf sia la più bella. Non maleditemi, per favore. Però secondo me è Acri dopo Masyaf.
Che poi in realtà Masyaf piace perché è Masyaf, no? Perché chissà cosa. Boh, però Acre è completa, cioè, c'è il porto, c'è veramente tutto. Dov'è? Salgo? Ok, di qui. Bravo, vai con le grate, su. Dov'è la piglio? Lì. E invece la piglio qua, ce la mettiamo al culo, sapete? Signori. Che sbocco scale sta torre qua. Mamma mia, forse qui ci va bene, sì. Non vorrei dire, ma lì c'è un fuoco. Queste grate dovrebbero bruciare come la merda. Dovrebbero ustionare malissimo. Vabbè. Cose che la Ubisoft non ci spiegherà mai. Anyway, ce l'abbiamo fatta. In cima alla torre. Gang. Tre su nove qua che ci danno... C'è una prova informatore qui. E quasi quasi vado a farla, sapete? Tu ti sei buggato e allora ti faccio un favore. Mondo salto. Non dovrei essere qui. Chi te lo dice che non dovrei essere qui? Quasi quasi mi converrebbe morire, sapete? È un assassin! È un assassin! Vieni, assassin! Boom. Scherzaci col fuoco, vai. Scherzaci. Ah, è morto così. Va bene, accetto. Accetto molto volentieri. No, vabbè, quanti cazzo sono? 4, 5. Ma, cioè, non mi dà fastidio il fatto che mi attacchi. Non mi dà fastidio che poi una volta che li uccidi si respawnano. Quello mi dà fastidio. Qua, ho giocato l'esperienza. Mi dà fastidio il fatto, ragazzi, che poi se io muoio, oppure quando tornerò a fare una missione qui, ricompariranno prima di subito. Questo mi dà molto fastidio. Si fa così. Aspetta, ma qua c'è un templare. Allora ne vale la pena. Qua sarà molto lunga la faccenda. Vedrete, cazzo. Sono almeno una decina. Ma solo che non li uccide, questo è il problema. E ancora non li uccide. Ok.
9 su 60 uccisi. C'è anche il decimo. Oh merda. Non era un templare, uffa. Non erano di loro. Dai, più 5, oh, quanti ne ho fatti fuori? Un casino. Un bordello ne ho fatti fuori. Cioè, in realtà l'ho fatto solo per uccidere il templare, però dettagli. Uccidili, Altair. Così. Niente. Ok, più uno. Boom. Andiamo. Cazzo, ragazzi, questa è stata l'orgia più bella fatta in questo Assassin's Creed 1. Io le chiamo le orge, rappresaglie, come le volete chiamare voi. Scrivetelo nei commenti e troviamo una soluzione. Fra, perché non salti? Bravo. Salta. Morta il pagano. Non potevi venire prima, così facevo fuori anche te, no? Non puoi nasconderti da me. Chi lo dice che non posso? Comunque qua altro punticino lo facciamo. E il bello è che sono tante cose in questa parte di Assassin's Creed, però tutte concentrate, una praticamente neanche vicino, una sopra l'altra. E non è facile, credetemi, non è per niente facile. Beh, c'è solo un soccorso qua, bellissimo. Godo. Come ci si arriva? Ok. Dov'è? Dov'è? Da qua, credo. Exactement. Voleur! Père Asher, toglietemi dai piedi! Tu n'as rien à faire ici! Fiche-moi le camp! Bono! Ma cosa volevi fare tu, sinceramente? Dai, più 4. Forse. Vabbè, oh, quante altre me ne vuoi da? Così ti voglio. Lui, ragazzi, è impossibile. Mi fai scappare, mi fai scappare, non mi fa scappare. Bravo, uccidimi anche la signorina.
come... cos'è accaduto qui? Secondo te che è accaduto? Lo sapevo io. Sì! Yes! Non so come ho fatto, ma ho fatto. E tra l'altro lui non mi ha neanche visto. Tuttavia, mi siete stato bene. Vedrò di ricambiare la cortesia. Non so come ho fatto, ma ho fatto. Chi è stato? 3 su 7 andati. Muori, ma è un po' tardino, zia, adesso. È veramente tardino, mi hanno ridato tutta la salute, fantastico, grazie. Seguitelo, più veloce! Puoi scappare per sempre. Scoprite dove si è nascosto. E mi nascondo qua. Ce la farò, arriva a destinazione senza dover smadonnare o fermarmi da qualche parte. Boh, non si sa. Comunque una volta, soprattutto le prime parti, quando c'erano le indagini ti rilassavi, e quando c'erano i soccorsi o i punti di osservazione ti rompevi le palle. Adesso è esattamente il contrario. Informatore, vieni a me. Non è lui. Non sarei passato se no, scusate. Che motivo avrà di fare così? No, non capite, sono povera, signore, ho bisogno di soldi. Ok, non lo vedevo, c'era la grata. Ti hanno lasciato entrare in città o ci sei entrato con la forza? O forse dovrei mostrarti maggior rispetto, visto che avrei bisogno del tuo aiuto. Ho passato troppo tempo al bordello del porto l'altra notte e ho insultato la moglie di un cavaliere teutonico, o così mi hanno detto. Giustamente c'è da uccidere lui. Potresti darmi una mano, magari armata. Se torni prima che io lasci la città, ti darò un consiglio prezioso. Ok. Non hai ancora terminato il tuo compito. Scusa. Ricorda. Io tra poco me ne vado. Signore, me ne prego qualche spiccio, ma per favore! Vi prego, avete del denaro! Vi prego, avete del denaro! Paga! Pagherai cara! No! Non deve essere scoperto! Va bene, ok, risolvo tutto subito. Ovviamente altri. Sì, in battaglione! Sarà per nulla. Sì, però se ognuno che ne ammazzo se ne aggiungono due, il gioco non vale la candela, no? Tanto devo ammazzare quando sono a terra pure. Eccolo, ovviamente, no? Ci mancava anche il capello. C'è un assassino in libertà. Wer ist hier für verantwortlich? Wer ist hier für verantwortlich? Il problema è che se lo ammazzo poi sono fritto. Non ho fatto niente. Non ho fatto niente, ok. Questa prova informatoria ci farà sbroccare alquanto. Ho capito, ho capito.
capito benissimo come va a finire, raga. Da questa parte, è qui! Non riuscirai a sfuggire! No. Vabbè, guardate quanti sono. Non avanzare. Non può stare. Sì, vabbè, mi stavo arrampicando, è intervenuto lui, ok. Va bene, c'è da rifarli fuori un'altra volta, però almeno stavolta sui tetti penso che siamo più tranquilli. Sì, vabbè, 6, 7, quanti sono? Sei mio! Tu te ne vai a fanculo così. Ok. Oh, 10 su 60, buono. Siamo solo a un sesto dell'opera. In tutte storie di gioco. Non male, no? Questo ci voleva. Sei mio. Credi di poter andare più veloce di me. Ok, mo mi rompete più il cazzo, vero? Anch'io ho fame, ma non... non per questo. Vi prego, non mi lasciate così, solo qualche persona. Vai, alleluia. Ci sei fatta. Scherzo. No, no. No. Guardia! Quell'uomo è un assassino. No, e cos'è? Assassino in libertà. Bene. Andate. Dove sei? Seccatore. Questi sono proprio tempi bui. Forse riesco a prenderlo, sapete? Via subito. Assassino! Non fatelo scappare! No, c'era anche riuscito. Così se faccio cosa? Vai, ho ucciso... No, vabbè, ha ucciso la signora! Ragazzi, ma quanti bug ci avrà sto gioco? È incredibile. Ragazzi, ci si starà un bel po' qui, sapete? Perché non ne veniamo a capo. Oh. Guardate qua che battaglione sono. Mo ci si riprova. No, non capite, sono povera, signore, ho bisogno di soldi. Ok, mo passa questa fila di scroti viventi. Povera, malata, e ho fame. L'ultimo è il nostro bersaglio. Lasciate così, solo qualche...
Però poi passano questi altri scroti viventi. La mia famiglia è malata e morirà. Avete qualche moneta? A me non me ne frega un cazzo della tua famiglia. A me ne frega un cazzo. Forse non hai capito che a me me ne frega un cazzo. No, anche te. Ecco. Sto coglione bastardo che m'ha spinto. Sto coglione bastardo che m'ha spinto, ragazzi. Il coglione bastardo che m'ha spinto. Capito? Il coglione bastardo che m'ha spinto. Vi prego, non mi lasciate così, solo qualche spicciolo, per favore. Poi non si dovrebbe incazzare, no? E come fa a non incazzarsi? Come fa? Ho bisogno di cibo, ho tanta fame. Ora ammazzo sta qui. State a vedere che ammazzo sta qui, eh. Vedete come ammazzo sta qui. Vi prego, non mi lasciate così, solo qualche spicciolo, per favore. Signore, ve ne prego, qualche spicciolo, per favore. Vi prego, avete del denaro? Ah. Oh, ha rotto il cazzo, eh. Per fortuna si è levata dai coglioni. Oh, finalmente. Bewegung! Liebe gehören gehängt! Questo è il secondo. Basta, per favore, mi fate male! Diebstahl wird mit dem Tode bestraft! Torna indietro, ti prego. Liebe gehören gehängt! Nessuno vuole aiutarmi! Ah. Che dolore, basta, ti prego. Due. Non la finirà di comportarsi in modo così assurdo. Ho bisogno del terzo adesso. È lui. Ho un minuto per ucciderlo. Perfetto. Perfetto, Dio, stavo sudando malissimo, sapete? Stavo sudando tipo una merda. Forza. Sei un uomo fortunato. Sei ancora vivo e io sono ancora ad Acri. Ecco quanto ho da dirti. L'unica cosa più pericolosa di un marinaio ubriaco è un marinaio ubriaco in collera. So, ah. Sembra un granché, ma nella tua saggezza sono certo che ti sarà utile. Grazie mille. Quindi sarà anche incazzato. Sono povera, signore. Ah, pullula di marinaio. Oh, fantastico. Che sguanano le spade o che mi spingono? Perché preferirei i primi ai secondi, sapete? Veramente. Forza. Mazzalo. Oh, uno ce l'ha fatta ammazzarlo, grande. Ne mancano tre per ora. Puisse le Seigneur me donner la force dont j'ai besoin. Scherzi col fuoco, sì.
oggi la fortuna mi arriva. Dio solo sa quali nefandezze intendevano commettere quegli uomini. È un bene che siate giunto in tempo, straniero. Vedrò di informare mio marito del vostro coraggio. Che motivo ha di fare così? Cosa gli passa per la testa? Altro punto d'osservazione is coming. Sarebbe meglio smetterla di comportarsi. Perché si comporta in modo così assurdo? Perché gli piace la figa. A caso, non so più che rispondere. Sparisci, bifolco, prima che ci pensi io. Vattene, bifolco. Morte al pa! Si è durato tantissimo. Finita qua. Ok. Sincronizziamo così, va bene. Non mi ero accorto che si potesse sincronizzare così senza la tavoletta, ok. Cinque su nove, ne mancano quattro e mancano, credo, tre soccorsi. Infatti per fortuna qua non c'è niente. C'è un altro punto panoramico non molto distante. Non puoi stare qui. Vattene. Avrò la tua... Sei mio! Vedi di poter andare più veloce di me! Vada da questa parte! È qui! Tu finisci giù. Perché non vieni fuori a giocare? Poi ci vengo a fare a giocare, non ti preoccupare. Adesso devo fare i punti di osservazione che sono un pochino più importanti. Là! Inseguitelo! Sei mio! Aggrappati prima che ti buttino giù. E vabbè, sì. No, che ti stai nascondendo da me, codardo! Sei su un 9. Prova un formatore. Ah, no. E un soccorso. Poi c'è un altro qua. Ho bisogno di cibo. Ho tanta fame. Sono proprio soldi, vi scongiuro. Ero sicuro che fosse qui intorno. Sono malata e ho fame. Tu, sì, tu. Bancarelle? Conosco quelle vesti. Fermo, fermo, non ho cattive intenzioni. È del tuo aiuto che ho bisogno. Ho fregato un tale e adesso vuole farmi la pelle. I dettagli non contano, sappi soltanto che se lo meritava. Conducimi sano e salvo alla porta cittadina. Ah beh, easy. Pensare i tuoi sforzi. Easy. Andatevene se non volete guai. Questo si può fa. Si può fa tranquillamente. Forse prova informatore insieme alle banderine più chill. Poi ci sono le bancarelle e poi c'è i bersagli che proprio lo odio tantissimo. Via. Bello, tagliali la testa così. Vuoi pagare? Torna indietro! Ok, ce ne andiamo. Dov'è sta porta?
successo? Insomma, c'è un assassino in garage. Sì, però fra corri un poco. Corri un po' su. Questi sono proprio tempi buoni. Sei un uomo morto. Ecco, così si uniranno anche quelli dietro. Starà tramando. Falli smettere! Attaccate me, non lui, non i poveri. Attaccate chi invece sa fare. Ne ho fatto fuori anche uno in più. Quindi dovresti anche ringraziarmi per questo, darmi dei punti bonus che mai mi darai. Ok, penso che adesso tocchi a questi qua davanti, sicuro? Signore, me ne prego, qualche spicciolo, per favore! La mia famiglia è malata e morirà. Avete qualche moneta? Ho bisogno di cibo, ho tanta fame, solo pochi soldi. Madonna, quanto rompono il cazzo sti mendicanti. Qualche spicciolo, vi chiedo solo qualche spicciolo! Ottimo. Adesso dovrei essere al sicuro. Ah sì, la ricompensa che ti ho promesso. Scappa. Ok. C'è uno spionaggio qua vicino? Dov'è lo spionaggio? Forse qui? Vi prego, avete del denaro? Ah, fantastico. La sua paranoia non conosce limiti. Ci ha raddoppiato le ronde, nessuno torna. Non era così male finché non ha deciso di trasferirsi al porto. Progetta qualcosa via mare. Ecco perché siamo qui. Che ha in mente? Che significa tutto ciò? Voi due appartati in un angolo, a sussurrare, a complottare. Nulla del genere. Non si è ancora fatto il posteggio, mo l'ho chiamato, sicuramente sarà la prossima. Mi fraintendete? Maledetti assassini, è probabile che siano qui adesso a guardarci. Lo trovate spassoso, vero? Ebbene, ridete finché potete. Raddoppiate le pattuglie. Ma quali? Tutte quante. Ma gli uomini non bastano. Trovateli, richiamate i nostri cavalieri dal campo alla bisogna. Vi prego, avete del denaro? Ho bisogno di cibo, tanta fame, solo pochi soldi, vi scongiuro. Va bene. Sì, Brando si nasconde al porto, questo lo sapevamo tantissimo. Io sono qui e qua c'è un soccorso che non posso mancare. Prima di andare a bestemmiare al porto, palesemente. Sgetevi di me. No, la signora. Questo dovrebbe essere il quinto su sette. Ma cosa volevi fare tu? Minchia, questo è bellissimo. Penso che sia la kill più bella in assoluto. Boom. Oggi la fortuna. Ci impostiamo qua un secondo. Mi arrivo. Dio solo sa quali nefandezze intendevano commettere quegli uomini. C'è un bagno che siete giunti in tempo. Dov'è il pagano che ha fatto questo? Vedrò di informare mio marito del vostro coraggio. Aiuto! Bello è che mentre parlava con la vecchia si è mimetizzato, no? Finito il dialogo. Tutto torna alla normalità. Bellissimo. Non mi sei morto. Siete tutti morti. Hai scelto la persona sbagliata. Ok, se il soccorso è là, il punto più goloso per nascondersi potrebbe essere questo. Stanno ancora seguendo? No, per fortuna.
Usciamo? Grazie. Grazie. Che storia. Bewegung. Il primo va sempre fatto fuori, così almeno te ne risparmi uno. Ti risparmi una rottura di palle, perché sennò veramente poi è infinito. Se ce ne capitano 150 come prima, poi uno può fare la differenza. Contrattacco. Contrattacco. Oh, bello. Prima li attacchi tu, poi dopo, quando attaccano loro, rispondi. Dio solo sa quali nefandezze intendevano commettere quegli uomini. È un bene che siate giunti in tempo, straniero. Vedrò di informare mio marito del vostro coraggio. Una cosa così. 6 su 7 abitanti soccorsi, mancano due indagini. Ma noi adesso ce ne andiamo a fanculo, perché facciamo il punto d'osservazione e andiamo in culo a tutti, palesemente. Tanto manca un soccorso solo. E credo 3 punti d'osservazione. Sono quelli che mancano di più alla fine. Sicuramente mancherà un borseggio e poi non so cosa. Sette su nove. Pestaggio, borseggio, ok. Cosa? Da dove è arrivato? È forse che ho dovuto intervenire. Riferitegli che ho detto di no. Non permetterò alla vostra soldataglia di mettere il naso... Soldataglia? Ascoltate, vecchio. No, voi ascoltate me. Questa è la mia proprietà, non la sua. Non mi importa se Cristo in persona l'ha nominato. Non è una richiesta, è un ordine. Oh, questa poi. Che si occupi piuttosto dell'ordine del suo cervello. No! Ho visto lo scompiglio che ha causato al porto. Non gli lascerò rovinare il mio molo. Leggete la lettera. Vedrete che gli si mostra assai generoso. Avete stancato. Sentite, rifletterò sulla sua offerta, ma dubito che cambierò idea. Ora andate, fuori dai piedi! Toglietemi l'ubriacone di torno, per favore. A posto! Un'indagine sola è rimasta. Fate più attenzione, vi prego. Sulle banchine settentrionali non ha delle guardie, quindi qui. Perfetto. Non me l'ha segnato! Forza. Oh. A essere così maldestri. Si ricomincia con i rumori molesti. Ma noi andiamo avanti. Noi ce ne freghiamo. L'accesso a quest'area è vietato. Vattene. Scala, 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 scala. Sincronizziamo. Otto su nove. Qua abbiamo un soccorso che sarà l'ultimo di sempre.
ad Acri. Attenzione. Muori. Ah! Je vais libérer ton âme. Zitto. Devo finire lui. Che tanto non le vuole prendere. E adesso le prende invece. Boom. Vorrei solo che... Ci mettiamo qui. Che i miei figli avessero la metà del vostro coraggio. Farò in modo che sentano questa storia e imparino che cos'è un vero eroe. Eruditi. Ok. Vanno tenuti molto in considerazione per quando andremo ad uccidere Sibrando. Curate i campi! Mi sa per farsi del male e quando succederà non andrò certo ad aiutarla. Alt! Non puoi procedere oltre. Sparisci, bifolco. Ultimo punto di sincronizzazione, signori. Ok. Ma non ci rimane più nulla? Eh sì, abbiamo finito tutto, ragazzi. Godo malissimo. Cioè, in realtà, non è che godo malissimo, godo parecchio, però, dettagli. Chissà cosa gli passa per la testa. Sbaglio? Sorry. Saresti dovuto intervenire. Che sto? Non puoi scappare per sempre. Dove sei? Ti farò a pezzi! Non dovresti essere qui. Non hai motivo di stare qui. Dimora. Siamo scappati ufficialmente, ok. Eccola.